Cappuccino! You happy now? Pizza pie! Cappuccino! I cooked into white wine, I reduced down the white wine until it got caramelized and I give some color. There was some spices in there like fennel seeds and cardamom. Here we got some enoki that I cooked in a pan nice and slow just to give the crispy texture. It's not burned, it's nice color, now it's brownish. Same thing I did with this fake ass porcini. I just cook it down and I give a nice charring color. Che bella cosa è una giornata sola, ma non sola, più bella te, o sole mio. Stai in fronte a te, Bubbarotti, my friend. Oh sole mio, stai in fronte a te, stai in fronte a te. Enough. That's all you're gonna get for 5,000. I'm gonna put 50,000 next week. That's it. Bubbarotti was ready for you. Face, eccola qua. Semplice, semplice. Senza perdere tempo. Sloccati, si unfolding. Pasquale, lo vedi? Lo sto piegando sempre più piccolo, lo vedi? Le mie mani sono pulite. My hands are clean, you see? My hands are clean. Are you looking at this? Right? One more time, okay? My hands is clean, eh? I got nothing in my hands. Like, actually really clean for the chef, eh? Look. Now, they go inside, you see? I'm pushing inside. My hands is clean, eh? Look. Look, Pasquale, stai guardando. Pasquale, questo è per te. Pasquale, this is for you. Look, sim, sala, bim. I'm not a magician, non sono un magico, un mago, ma che cazzo volete fare a me? I'm not a magic, this is the trick. I'm sorry. You brought it, what do you have to say? You're gonna say, that's right for you. Okay, ready? Ready? Do you have to shout? Huh? Do you have to shout? Oh, they're here, but they're not, you need to shout. So there was this thing called Kong, you know? And this Kong, my friend, they blew my mind. He had the texture of a calamaro and the taste of a clam. And I was like, damn! And I never stopped eating it, never. Grazie Fran.
Ciao Matrix, buongiorno. Pizza, sì, it's not straight. You see, it's not straight. We're gonna fix it now. And I get a bonus. Adesso funziona, dai. Era staccato. Sì, sì. No, non è morto, non l'ho mai acceso, quello è il problema. Perché io ho il Rode, sono quelli là wifi adesso. C'ho quelli là wifi. Capito? What happened? Chef, pesciolino, thank you so much for the sub, brother. Thank you so much, 2 months. Grazie mille. Francone, a te stavo aspettando, Francone, ti stavo scrivendo un messaggio, ci torno a Jerry Sivan. Ciao Cristiano, benvenuti. DJ Lupo, buonasera ragazzi, ragazzi andate a seguire DJ Lupo. Ancora vive il pesce, pesciolino sì, sempre, ma ultimamente si è visto poco comunque, si vede che è abbastanza busy con lavoro. Yes, but it's the way it is. Yeah, Miss Jules, it's only 15 days, time will go. I'm sure you have plenty to do. At home, you've been missing for a couple of weeks, so why not? Ciao Biondo, buongiorno, come va? Sono super busy, mi fa piacere, Piccioli, sinceramente in questo tempo, in questo momento fa bene essere busy, pensi di meno. No, Oscurity, non è che si abbona più mesi, quello è il conto di quanti mesi lui è già stato abbonato, 2 mesi. Lui è già stato abbonato al mio canale, questo è il suo secondo mese. E te ne accorgi anche a fianco al suo nome, il cappello c'ha vari colori. I am a quarantine hotel chef. You're not at home? I thought you should be at home. Like, did you not say that you were fine because you're working on, you know, you work with care and stuff? La farina Caputo è meglio rossa o la blu? Macintosh, dipende da quello che devi fare. Dipende da cosa devi fare. Non posso dirti qual è migliore. Dipende da quello che devi fare, da quante ore di lievitazione gli vuoi dare, da come la vuoi maturare. Perché a seconda della farina, così è il suo grado di potenza. O, diciamo, la farina rossa, la Caputo rossa, c'ha molti più enzimi e proteine della Caputo blu. Quindi ha bisogno di una maturazione lunga, capito? Se tu devi fare la pizza a casa, prenditi una farina blu, prenditi una Caputo blu, un chiletto di Caputo blu, e gli dai 24 ore. Significa che tu fai l'impasto,
lo lasci riposare un quarto d'ora, gli fai le pieghe, gli dai un altro quarto d'ora, gli fai le pieghe, gli dai un altro quarto d'ora, gli fai le pieghe, poi lo metti a crescere per 3-4 ore a temperatura ambiente, poi lo metti in frigo. 24 ore dopo lo tiri fuori e lo fai crescere alla misura che ti serve. Va bene, quelle 24 ore nel frigo con lievito e tutto, è la maturazione. Cosa succede? Il lievito va a mangiarsi tutti i zuccheri complessi e te li trasforma, così pure le proteine. Quindi non ti rimane sullo stomaco. E non solo, stai facendo le pieghe, gli dai struttura e ti si alza un bel cornicione, capito? Poi calcola che c'hai un forno da casa, penso, quindi quello pure influisce. Ma quando mai, Lupo? Io quando ho lasciato la tua live era 1600 un'altra volta, Lupo, la tua chiamata su Discord. Era 1600 un'altra volta, te l'ha ridato. Io ero lì. Nagat, buonasera caro. Il 29 marzo tornerò in Italia. A fare cosa, pesciolino? Finalmente mi vedo una live di cucina da casa, tu. Sì, Golì, Galì, Gallinero. Ciao, Gallinero. Una volta era Gallinero, ma è Gallinero. Chef, io te l'ho rimesso, da Lupo, te lo posso pure far vedere adesso. Maurizio, everyone who returns has to go to quarantine, it's the New Zealand way. Okay, it's what they're doing here too now. So I'm good. I mean, I'm happy that they're doing this, taking seriously strict. But I'm sorry for you, if you put it this way. Menu. Roasted crispy skin salmon, carrots, sugar snaps and potatoes. Filetto di salmone marinato, carote, taccole e patate. Ah, allora calati di due, yeah, vai tra. Ah, allora sono calato di due, vedi? Sì, però DJ Lupo, ti posso dare un consiglio. Te ne stai a fare una malattia. Te ne stai facendo una malattia. Fregatene. Fregatene. Punto. Grazie, Chef Maurizio, mia moglie ha preso appunti. Macintosh, di cosa? Della farina? Se vuoi ti posso spiegare in un modo un poco più per bene in questo momento. Hai bisogno di poco lievito. Quante pizze vuoi fare? Parliamo veloce veloce, sia... scrivi veloce. Nuttes, ciao brother. Veloce veloce, facciamo subito subito. Quante pizze vuoi far uscire? Che forno c'hai? A che temperatura arriva? Stiamo parlando di pizza in teglia o vuoi metterti a fare quelle rotonde sulla pietra? Come vuoi fare? Fammi capire. At least they provide with those batteries. Miss Jules, probably half of the chat understood that anyway because I explained them what's the batteries for. But that's funny. Welcome back, Miss Jules, the old Miss Jules. Interessante menù, voglio vedere la marinatura. Va bene, ora ti faccio vedere come la facciamo. Andiamo un po' in Asia, poi ti faccio vedere. 5 pizze, benissimo. Tonde forno da casa. Ok, veloce veloce. 5 pizze, 250 grammi a pizza. Sono 1,250 kg di impasto. Quindi, per 1,250 kg di impasto dovresti fare 800 grammi di farina. 800 grammi di farina e 475 di acqua. Che succede? Bello, amore, ti vedo bello rilassato. Sì, Franco, nonostante è mezzanotte e mezza adesso, sto cucinando a quest'ora così che sono con gli orari miei sono compatibili con quelli vostri italiani e posso stare anche un po' con voi in Italia, perché ne ho fatta una stamattina, se vai a vedere il VOD, per stare con gli americani e una adesso per stare con voi, ragazzi. Con gli americani ci ho fatto pasta e pesilla e mo faccio il salmone. Comunque, un attimo, fatemi rispondere un attimo a Macintosh così mi spiego il procedimento. Allora, arrotondiamo tutto. I ask you good morning, darling. Love you. Show your ciao Arti. Show your command. Arrotondiamo le cose. Ne facciamo 6 nel caso una le bruci. Fai un chilo di farina. Un chilo di farina. Scrivi carta e penna. Un chilo di farina. 680 grammi di acqua. O 680 ml di acqua. Va bene. Fredda, per favore. Un chilo di farina, 26 grammi di olio d'oliva, 24 grammi di sale, ok, 3 grammi di lievito, non di più,
3 grammi di lievito fresco, per favore. Ok? 3 grammi di lievito fresco. Ok? Semplice. Prendi una ciotola, mettici la farina dentro, mettici 500 grammi di acqua dentro, inizia a mescolare. Quando vedi che inizia a farsi la pastocchia, aggiungi il lievito, continui a mescolare, aggiungi il resto dell'acqua man mano, conservati una cinquantina di grammi di acqua per dopo, perché una volta che tu hai incorporato il lievito e incominci a impastare tutto aggiungendo il resto dell'acqua, ok, lì... Woo, Rusty Rhymes, good morning my friend, I was waiting for you. Rusty, I love you brother. That's Rusty, guys. Quindi stavamo dicendo, just one second, I'm explaining them how to make the pizzas and I'll be back with you. Danny Stewart, good morning my friend, I love you my friend. They all love you, love you too chef, I do love you man, I love you, all of you. You're my family, indeed. Let me just finish what I started. Una volta che hai aggiunto la farina, 500 grammi di acqua, mescoli il lievito, continui a mescolare, un po' di acqua alla volta, un po' di acqua alla volta, ti rimane gli ultimi 50 grammi. Quando hai assorbito quell'acqua, aggiungi il sale, ok? Incominci a lavorare, ci aggiungi il sale, ci aggiungi il resto dell'acqua, dopo che hai messo il sale, perché aiuta a sciogliere il sale, se quello fino meglio ancora. Continua a lavorare, continua a lavorare, continua a lavorare, aggiungi l'olio, lavora finché non si riposa, finché non assorbe l'olio. Copri, lasci riposare per un quarto d'ora. Un quarto d'ora dopo lo alzi e gli fai le pieghe. Praticamente cerchi di piegare. Ok? Se vai sul mio Instagram e cerchi nelle storie in evidenza, ci sono come fanno in pasto la pizza, vedi le pieghe, così ti rendi conto cosa sono le pieghe. Ok? Quindi, exclamation point social in chat. Punto esclamativo social in chat. Quindi, una volta che hai fatto le pieghe, lo fai 4 volte nella prima ora, la seconda ora la fai 2 volte, ok? Una volta fatto quello per la seconda volta, poi la lasci crescere per 3 ore. Una volta che è cresciuta, te la metti nel frigo e la lasci maturare, sempre coperta ermeticamente, la lasci maturare per 24 ore. La tiri fuori, ti fai le palline e le tiri fuori. Cioè, una volta che tirate fuori, ti fai le palline, da 2,50 all'1 te ne escono 6 e le lasci lievitare. Quando si sono raddoppiate, ci dovrebbero mettere in all'incirca 3 ore, dipende dalla temperatura di casa, se sono intorno ai 23 gradi, 3 ore dovrebbero raddoppiarsi. Ciccio, bentornato! Una volta fatta una cosa del genere, sei pronto. Forno bollentissimo, ragazzi. Forno bollentissimo, il massimo che puoi, e cerca di mettere la pizza più vicino alle resistenze possibili. Punto. Good morning everybody. Sorry, let me catch up with the chat. I was explaining them how to make the pizzas. Somebody was asking about it. There must be a lot of people in chat because it's hard to follow. Francone, thank you for the... Ok, grazie per i bitis, Franco. Ciao, Janas, buongiorno. E Porchettaro, bentornato, caro. Ciao, Janas, amore mio, benvenuta. Guys, can we get a shout out for Janas, please? Prendete appunti, Aspi. I love you, chef. I love you too, Aspi. Adieu, I mean it. Rusty, welcome in. Danny Sewer, I love you too. Thank you so much. I wish I can dance with the ass and the tongue sticking out, but I can't. Macintosh, please, metti sale nell'acqua e non nella farina. Macintosh, lascia stare quello che ti dice il signore lì, perché tu non stai impastando con la macchina elettronica, tu stai impastando con la mano. Mettendo il sale alla fine dell'impasto aiuti la formazione della maglia glutinica, quindi lavori di meno e ti rimane lo stesso disposto. Poi puoi stare a sentire pure a Mr. Oscurity, che secondo me basta ancora gamba statrice. Tu non stai impastando gamba statrice. Buongiorno, quella grande, come stai? Ciao Power Joe, benvenuto. Batteries everywhere, Power Joe. Francis Fusco, buongiorno. Francis, tu c'hai una faccia riconosciuta. Francis, tu sei uno di quelli che siamo venuti a farti il raid con... noi il raid, che eravamo lì con... con Livio, vero? Livio Marcone. Traveling Chef, buongiorno. Quanti grammi di lievito per chilo, chef? Quello che gli ho dato a lui con 24 ore una farina blu, gli ho dato 3 grammi di lievito per un chilo di farina. Una volta fatte le palline si possono congelare. Pesciolino le puoi congelare, ma gli devi dare 2-3 ore di... Gli devi dare almeno 2 ore. Devi iniziare a sviluppare
poi le metti in congelatore, perché non puoi farle prima che inizia il processo, e quando poi le vai a scongelare ci metteranno il doppio del tempo, capito? Ma funzionerà, perché mi è capitato. Chef Ov, good morning my friend, buongiorno caro. Che brutti colori la cam. Siccome devo comprarmi il coso per fare la luce, mi sto arrangiando un attimo con le luci di casa, ma appena prendo il coso forte si dovrebbe aggiustare tutto. Mi dispiace chef. Chef, con calma, poi ti posso scrivere pure io su Twitch o Instagram, dove preferisci, per qualche consiglio sulla pizza. Certo, Nugget, quando vuoi, ci mancherebbe. Lo so, scusi chef, ma di nulla, oscuriti, ma tranquillo. Ma è nel frigo 3 ore, vero? No, Macintosh. Le metti, una volta impastato, lo lasci fuori per 3 ore. La prima ora gli dai le quattro volte le pieghe, che non stai facendo altro che aiutare la maglia glutinica a creare struttura. La seconda ora 2 volte, quindi ogni mezz'ora, e poi lasci fuori per altre 3 ore, fuori dal frigo. Poi la metti nel frigo a maturare 24 ore, il giorno dopo la tiri fuori, ti fai le palline, aspetti dalle 3 alle 5 ore, dipende dalla temperatura che hai in casa. Capito? Non forzare, perché poi me la mandi in acido, capito? Nel frigo è 3 ore, no? Capito? Penso che ti ho spiegato. Practice makes perfect, indeed, my friend. Practice makes me perfect, Danny Stewart, yes. È il metodo Bonci, non so chi sia Bonci, Simone, sinceramente, è quello che ho imparato per strada. Chef Maria, good morning, how are you? Ciao bella, ciao ciao. Esatto, sì sì, ero io. Benvenuto caro, benvenuto Francis. Guys, can we get a shout out for Francis? He's one of the new guys that is trying to stream and he's a young guy. Please. Ok, grazie, di nulla Macintosh, di nulla. Poi se qualcosa c'è anche Discord e cose varie, vai a scrivere che ti rispondo appena posso. Cerco di farlo. Titanio, buongiorno. Ok guys, let's start cooking because it's late and I'm starving. What is this? What is this? Leono, thank you for the follow, brother. Grazie mille per il follow. Grazie per il consiglio. Così sabato e domenica faccio le pizze a casa pure io. Va bene, poi scrivimi di una patata rossa. Bene. Adesso che cos'è? Ciao Silvia, ci mangiamo un bel filetto di salmone, e a mezzogiorno ho preparato una patata rossa bagnata, brava, coppa e confetti, hello! Guys, can we get a shout out for Silvietta as well, please? All the streamer, coppa e confetti, good morning, how are you? Oscuri di subito attacca, ma ciao! Cioè, che non puzzi come quelle vere. Pesciolino, non so con quale patate hai avuto a che fare, ma io non le mai. Prime, hi. Prime, good morning. How are you? I'm just going to get some late lunch, Prime. Nice. Coppa confetti. Thank you for the shout out, Prime. Thank you so much. Good morning. Look at that. All the family is here. I must have a few people in chat right now, because it's going quite fast. Questo non puzza, caro. Ma tu di che patate rosse stai parlando? Grande chef, ciao Camelite, buongiorno. Mamma mia, consigliami qualcosa di buono, sto a dieta, voglio piangere. C'è tanto cibo buono che puoi mangiare quando sei a dieta, che ti fa bene, pieno di proteine e pochi grassi. Devi solo cercare di cucinare in un modo pulito e non guardare le mie live, perché non succede. Mega passaggio da Juan Digno stanotte. Mega passaggio da Wadeen. Sì, ma ho visto che ha avuto un bel rito. Qualcosa è successo. Perché appena sono entrato gli ho dato 5 sub. Magari qualcuno rimane e ritorna, capito? Morning Aspe. Ciao Toto, benvenuto caro. Come stai, oh frate? Che mi racconti? Quindi, ragazzi, a voi la patata piace pelata o ve la mangiate con tutta la buccia? Guys, have you preferred your potato peeled o, you know, boiled potato o... with the skin on. Pelata. Infatti è stato grande. No, ma così si cresce, raga. Lui c'era con me all'inizio,
Perché Waldini ha iniziato a streamare prima di me. Io sono stato fortunato. E sono riuscito a prendere la partner grazie al posto dove lavoravo prima di licenziarmi. E niente, lui mi faceva i raid ogni volta che poteva. Ed era da ringraziare, quindi uno non si dimentica mai, capito? Uno deve sempre tenere presente di tutto. Coppa Confetti, how are you? Are you cooking? Are you streaming today? Hello, fellow Scott. Pelata, pelata, certo, pelata. Infatti, sono grande. Danny Stewart. Scottish Art. Can I get a pint of your finest beer? Anita Emmett, Coppa Confetti. Hairy potato. Oh, you, traveling chef, you like a hairy potato? It's always loot, my chat. I don't understand why. Vero. Good chef, how are you? Voglio, non cominciamo. Non cominciamo con questi pezzi, c'è da tutto un cazzo. So, let's put the potato to boil. We're gonna do a smash. I decided it's gonna be a smash. Just because Coppa Confetti is here. Ciao Nicola, benvenuta. Basta, voglio, ora mi faccio tu a sto comando. Veramente lo tolgo. Nuovo blocco proprio. Ciccio, wei wei. Ok, Silvietta che ha scritto? Non ha scritto proprio niente, Silvietta. Ma non è vero. Silvietta, Ciccio, la foto ingannano. Ah, perché che t'ha fatti i complimenti? Benino, ora riproviamo ad andare avanti. E Toto, ma è per forza andanza, perché non ci potremmo né fermare né chiare. Yeah, it's gonna be a smash. Like a quickly smash. Like, it looked different, but I meant, you know what I meant, sorry. Non conosco altri comandi. È pieno di comandi, raga. È pieno di comandi, ma non voglio metterla perché è l'una e mezza, è l'una di notte. Incominciamo a fare la discoteca. Qua finiamo. Non è solo fart, pesciolino, ce ne sono 10.000. C'è flauto in inglese. Se sai scrivere flauto in inglese, parte da sola. Ci sta Gordon Ramsay, ci sta quello che vuoi. All right. Olive oil. Let's start, guys. Let's start. Guardate bene come marino sto cazzo di salmone, ok? Guardate bene. Scam, non è partito. Commands, Aspi, quick smash, yeah, quick smash. Come non funziona flute? That's for you, Coppa Confetta. 292, chef. What's 292? Chef, cosa farò con il Prime? Che cazzo ne so? Dallo a qualcuno che ne ha bisogno. Flirt? No, you can do romance. If you do exclamation point romance and then you tag someone else, it will tell you how much romance you got you and that person. You are 132, chef? Well done, my friend. Shy, I'm not shy, never been shy, and I will never be shy. Romance with Pasciolino. Oh, 79%! Nice! Well done, Rusty, that's a big achievement. I think I lost some kilos as well. I'll check tomorrow morning before RTG. So at least we. Aspi, let me know. Aspi, do it again. I won't look at 37. Do it again. Do it again. It's completely random. Do it again. Do it again. I won't see that. Ma questo cappello si è fenomenale. Ah, sick.
Roman's Danny Stewart. It's not working? What's up? So guys, aglio, garlic, ginger. Woo! Leono, 95% con la patata rossa, e si sapeva. What happened? Che cazzo è successo qua? Silvietta, ti sei abbonata al mio canale? Ma perché, Silvia? Ma com'è? Io aiuto a voi, voi mettete, buttate i soldi da me. Silvietta, grazie mille per il tuo abbonamento. Come vedi, la prossima volta scrivigli un bel messaggio, magari qualcosa di osè, così magari faccio uso di questa carta. Scusami. Grazie mille, Silvietta. Thank you so much. Grazie mille. Chef, la ricetta prima della pizza, se vuoi fare in giornata 7-8 grammi di lievito, giusto? Va bene anche 3 grammi di lievito. Il problema è che se lo fai in giornata dovresti usare tipo la farina della Barilla, che ha 8-9 grammi di proteine. Non prendere la Caputo, prendi la farina della Barilla. Capite che voi in Italia la trovate. Romance Chef Maurizio. Yes, that's what I love. There we go. Now we're talking about Aspi. That is what we're talking about. Ciao Rusty, thank you for coming by. Thank you so much. I appreciate you. Grazie, my friend. I'll see you tomorrow morning for RTG. Yes, RTG. Na 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 na. Na na na. Ci abbiamo ginger, ci abbiamo messo un poco di zenzero, ci abbiamo messo un po' di aglio, stiamo mettendo dentro un po' di scorzetta di limone. E siamo a posto. Ma non mi giudicate, ma c'ho tutte queste cose qua, invece di aprire la bottiglia nuova uso queste qua. Silvietta, Stella Chiara, ciao signorina, buongiorno, come stiamo? Wait, wait, buongiorno, Danny Stewart, Romance, no, no, lo zenzero, no, lo zenzero. Power Joe, lasciati andare, lo zenzero è buono. Mercury, ciao Mercury. Ragazzi, possiamo avere un bello shout-out a Mercury, ragazzi. Ero sullo stream di Livio Marcone, un altro streamer con la partner italiano, ed era il suo compleanno. Ha iniziato a fare questi raid, no questi raid, ha iniziato a guardare chi era nei canali più piccoli che... E lì ho trovato questa bellissima persona, Mercury. Lui ha la chitarra, lui suona e c'ha un è così esuberante, è così forte, che raga io... Ho rimasto il tab aperto e ci sono tornato a farmi due chiacchiere con lui, mentre invece con tutti quanti andavamo avanti e indietro, avanti e indietro. Se vi volete passare un paio di ore in grazia di Dio, in compagnia con uno che non si ferma mai e che ride, scherza e suona a non finire, e piglia anche le richieste, raga, dategli un follow, alla fine un abbraccio, non è niente di che. È un bravissimo ragazzo come noi, non ci costa niente. What's happening chat, what I'm missing out? Ma grazie Maurizio, proprio giù Ciccio, ma di nulla, Ciccio pure tu dovresti andare a seguire, Ciccio è mio cugino comunque. E a lui gli faccio i cazziatoni, perché se lui vuole una come cazzo si chiama, una community, deve andare a seguire altre community. E poi ragazzi, se volete, non lo so, vi siete lasciati con la vostra ragazza, vi mancano le bellezze, vi mancano le coccole, vi mancano queste cose qui. Io vi faccio una bella marchetta, vi direi di andare a seguire Silvietta in chat. È troppo bella. È bella, ma bella serio. Divertente, alla mano, non alla mano che mi mettiamo a culo, nel senso è alla mano che sa ridere e scherzare, sa argomentare, sa ridere. È proprio bella. E poi è de Roma, capito? Non solo è bella, ma pure è chi cazzo. Andatela a seguire. Statemi a sentire a me, non fate... Statemi a sentire a me. Che di patata ne capisco, nonostante non si direbbe dalla mia, dal mio aspetto fisico. Danny Sio, what's up? You're not working. E poi ragazzi, chi ho mancato? C'è la signorina Janas, c'è ancora in chat. Janas, Mercury, mostro, maestro, mi fido, non mi chiamare maestro, siamo amici. Janas, ecco qua, raga, vogliamo andare a seguire Janas o no?
È possibile che io non vedo viewers che vadano a seguire Giannas, a DJ Lupo? Vi siete mai chiesti una persona diversamente abile con una carrozzina elettrica come vive? No? Andatela a seguire a DJ Lupo. DJ Lupo, scusa, DJ trattino basso Lupo. A parte che è una persona rispettabilissima, ma è di cuore. Andatela a seguire. Joe, e tu dovresti farlo tu sto coso. Poi se vi volete fare due risate e volete andare a vedere, a conoscere qualcuno che è nella zona bianca, perché la Sardegna è nella zona bianca, dovete andare a Giannas. Lei porta gaming, si ride, si scherza, ti risponde, si ferma addirittura il gioco per parlare con voi. Ma che cazzo vuoi più di quello? Giannas in chat, andate a fare uno shout out. Day off, back in tomorrow Friday, then 50 day. Don't tell Prime. Okay, so that means I'll be having the pleasure to see you more and more around, right? That's what it means, right? Danny Stewart, talking to you, brother. I know I didn't mention, but I'm in you. I'm losing a lot of chat. DJ, my man, ho paura che la zona bianca non durerà molto. Come mai? Perché dici così? Io mi sento così, ero così fiero per sta cosa. Come mai? Stanno già aumentando i casi, Giannas. Ma che cazzo? Io ne ero fiero proprio. Ma quindi lavori come chef in Australia? Mercury, io ho 37 anni, Mercury. Coppa confetti, thank you for passing by anyway. I'll see you later. Because while I cook, I clean. If you're in live, I raid you. If you're not in live, I raid somebody else. And then I start cleaning and stuff, and I will find you there. Ta-da-da-da-da. Silvia, vieni qua. Fatti abbracciamento, andiamo a fare sta cosa, vieni. Silvietta, che fai? Chef, devo andare. Purtroppo i nostri non combaciano mai. Se riesco, passo tra un po' a vedere il lavoro finito. Va bene, Silvietta, non ti preoccupare. Tanto ti arrasso in privato su Instagram, senza problemi. E aspetto ancora la chiamata su Discord. C'ho una proposta da farti. Ho già messo insieme un po' di signorine single. Quindi prima che ti fidanzi con il lupo, vediamo se possiamo fare una piccola collaborazione con un po' di signorine serie. Comunque, Imstong a chiedere... Come faccio a seguire te? Nicla, non lo so sinceramente, me lo chiedo pure io, anche perché per quello che porto io su sto canale, oltre alla cucina, dico tante cose zozze, per una ragazzina di 13 anni non andrebbe bene di essere nel mio canale, anche perché il mio canale è prettamente per pubblico adulto. Giannas, thank you for your sub. I appreciate you, Giannas. Grazie mille, Giannas. Grazie mille per la tua sub. Grazie mille, sono 4 mesi. Thank you. Uè, questi 13 anni non abbiamo. È la verità, non potresti stare qua. Il mio canale è per i 18 anni. You are so good to pips. What is Rossi? Rossi, I miss you. Ragazzi, possiamo sostenere il canale DJ Lupo, per favore? Lui ha un problema alla gamba, ovvero per... va bene. Mi fa piacere che l'hai scritto, poveggio. Però la prossima volta chiedi se va bene a DJ Lupo di scrivere le cose così. Sì, 4 mesi. Comunque volevo rispondere un attimo. I hurt your face, my friend. I wanna marry Coppa Confetti. She doesn't know yet. La domanda di come mai. Ok, chef. Scusami, Mercury. Io ho 37 anni. All'età di 18 anni ho lasciato l'Italia e ho iniziato a lavorare all'estero. Mi sono fatto l'Inghilterra. Te la faccio breve: Inghilterra, Francia, Spagna, Germania. Poi Bahamas, dalle Bahamas sono andato Florida, California, Messico, Brasile e mi sono fatte le isole dell'arcipelago. Come si chiama? Caraibico. E da lì sono tornato in Italia, dovevo andare di nuovo in Spagna e poi a Dubai, ma sono finito qui in Australia a riprendere mio fratello che stava litigando con la ragazza. E sono finito qui e mi è piaciuto. Adesso sono 7 anni che sono qui. Te l'ho fatta molto breve perché starei 15 anni a scriverti. Però se tu fai punto esclamativo viaggi, ti esce una cosa un poco più estesa. Hi Kit!
Se volete seguire qualcuno che dà fuoco alla casa, in quel momento venite a seguire me che staccando il tubo sotto la lavandina. Andiamo bene. Qua ci facciamo le marchette da sole, va bene. Rusty. Rusty, I'm gonna show you again. The tattoo. Guys, Rusty in chat, Rusty Rhymes in chat is this guy. This guy here is my Rusty. He's another streamer. You should go and follow him as well. Rusty, I shout out to everybody, but I don't shout out about you. That is wrong. Just because you are my friend and it feels like that's wrong. You should be the first one I should talk about. Stop sleeping on stream. I can't help. I can't help, brother. Danny Stewart. Seriously, I can't help. It's stronger than me. I love it doing it. I love getting naked. You know that. Prime, are you hitting on me? Ciao, Elijah. Ciao, bello. Ciao, chef. Ciao, Maurizio. Ciao. Prime time facts. What did he say? Nice thought. Yes, it is a nice thought. Nice thought rider. Come si bello, chef. Manco da un po'. Sono pieno di lavoro, sono passato per un saluto. Sirpanza, finché si lavora non ti preoccupare, continua a andare. Continua a andare perché è meglio lavorare che stare a casa senza fare un cazzo, credimi. Per questo mi metto a streamare a casa. Comunque ragazzi, torniamo un attimo alla cucina. Qua ci abbiamo salsa di soia. Ci abbiamo honey, come si dice honey? Miele. Rusty. Devo abbassare raga perché è tardi. È tardi raga. È tardi, devo abbassare. So we go garlic, ginger, honey, olive oil, come cazzo si chiama? Quella salsa di soia, miele. Lasciamo così per un po'. Ci aggiungiamo il filetto di salmone tenendo la pelle lontana dalla salsa. Quindi ce la mettiamo qua dentro così, piano piano. E lasciamo tutto così per un po'. Gli diamo quei 5-6 minuti. What happened? Prime type got sub the 6 months. Got sub Rusty. Thank you for the sub to my dearest friend Prime. Thank you so much, Rusty. You shouldn't do that. But I appreciate you. I love you. No, but just appreciate the nice thought I see. Ok. Elijah, ciao bella, buongiorno. The climbing chef, good morning. How are you? Shy. Let's go. I do what I want, chef. I just want you months to have subs. Thank you so much. I appreciate you. Thank you. Don't know what to say. Oscuriti, che c'è? Chef. What's up, Oscuriti? Che ho detto? I'm going good. Resting up before I start my day with the wife. My friend, you gonna rest before? You should rest after because you've been doing with the wife, right? That's how it works. Sup, baby? Hi, hearts. Ciao, brother. Welcome in. Niente, semplicemente sei un grande. Un grande di culo. Sì, sono grande, vedi? Sto crescendo parecchio di culo. Comunque, come state, raga? What's up? Kit wants to play Call of Duty with us. That's what's up. And I don't have time lately. I'm streaming 2 times a day, morning and night. Very late at night time. And very early in the morning. So I don't have time at the moment. It's true. I don't have time. I used to stream, have more time. Chef, ma Simone? Chi è Simone? Oscuriti. Simone sta lavorando ancora al suo, perché comunque senza di me qualcuno deve portare avanti la pizzeria. Anche perché staff non se ne trova. E io da quando ho lasciato non ci sono più andato. Al suo, intendo. Ho capito. Wife not cooking today. You cooking tonight? Rusty, you streaming tonight? Oh yeah, because you jumped yesterday. Covid. Janas, devo aggiornare pure queste informazioni perché adesso sono 5 mesi che siamo senza. È dal 29 di ottobre che siamo senza Covid.
RTG, guys, RTG, Kit, RTG, bravo Kit. Ragazzi, per chi non lo sa, io c'ho un altro canale assieme a Rusty Rhymes, Chef Steve 330 and Zero Colive. Abbiamo un altro canale, è prettamente in inglese, it's an English speaking channel, and it's all four of us just having fun, hanging out, and bringing people from the community, chefs, DJ, gamers. We get them all together on our stream every now and then. We introduce. Cugazzo, bentornato. Ciao, Cuga. And we're gonna have the practical therapist or scapist, qualcosa del genere. We're gonna have this guy, this lady, tomorrow night on our stream. Well, my tomorrow morning, your tonight, American people. Taylor, ciao bella, good morning, how are you? Come si chiama il nome dell'altro canale? Totoret è quello sopra spammato che quando hanno fatto RTG. Si chiama Roundtable Gang. È questo qui che è uscito, hey, we are friends and stuff, quello lì. So excited to be there tonight. Me too, I don't really know the escapist chef, like I didn't get to see many streams. I saw once, and that's when they told me to follow her 4 weeks ago. But I didn't catch any of her streams, literally. And I'm not lying, I'm pretty much on this place most of the time. But I didn't get her. So, the climbing chef. Thank you for the shout-out, Rusty. And then Shiv Nation here on Wednesday. And then Shiv Nation here on Wednesday. Ah, Shiv Nation is... okay, so the following week. Okay. So, le patate stanno cuocendo. Adesso mettiamo la padella per far bollire questi quattro cosi. Yes, yes, I am so excited. Cucazzo, chef, è da tanto che penso a trasferirmi in Australia e trovarmi un lavoro per rifarmi una vita nuova. Cucazzo, quanti anni c'hai? Che mestiere fai? E comunque sì, fino a quando non aprono le frontiere tu non vai da nessuna parte. Anzi, cucazzo che vieni qua, se capisci la battuta. I'm well ready, nice. Climbing chef, you better be. You're new. We won't go easy. I won't go easy. You're quite funny. You can take jokes. It will be easy. Chef, leggi messaggio di cugino. Chi cugino? Cogì, non mi dire niente, ma devo lasciare che vado a comprare un altro tubo. Ci vediamo dopo, nel caso un abbraccio. Va bene, ciao a dopo, ciccio, a dopo. Che hai scritto? Qualche altra cosa? Chef, vorrei rimanere a godermi con gli occhi il salmone che sta preparando, ma devo andare. Ma tranquillo, Mercury, ma senza obblighi, senza niente, è stato un piacere. Alla prossima. Va bene. Io ho 21 anni, ma al momento studio all'università. Studia, fatti un po' di esperienza in Italia, 23-24 anni, ne parliamo. Prendi e vieni qua. Adesso è ancora presto. Ma come va la situazione, chef? Ho trovato lavoro? Hai trovato lavoro o sei ancora in pausa? No, sono ancora in pausa. Questa è la seconda settimana, la prossima sarà la terza settimana, poi inizierò a cercare. Non vado di fretta, tesoro, non vado di fretta, non ho voglia di trovarmi un lavoro di merda un'altra volta, cioè no di merda, un lavoro perché vado di fretta, no, voglio stare in grazia di Dio. Voglio stare in grazia di Dio e voglio trovarmi un lavoro come sia dovere quando viene il momento, senza andare di fretta e cose varie. È importante trovare un buon lavoro con abbastanza equilibrio in questo momento, non voglio correre, non voglio fare stronzate, capito? Perché una volta che firmi un contratto poi ci sono obblighi. Capito? Quindi voglio guardarmi bene la situazione, capire bene qual è la situazione intorno e cose varie, capito?
Comunque, invece di stare lì a fare le julienne, ci mettere mezz'ora, c'è sto coso apposta che li fa. So guys, I'm gonna cut some of these carrots like this. I'm just gonna fry them with garlic, garlic ginger in a pot, and that's gonna be my sort of veggie number one. Then I'm gonna have the green stuff, and then I'm going to have the potato third. So I'm gonna have three veggie and my salmon. Ooh, hopefully we're gonna get it crispy skin. What's in the marinade? Hi hearts. Here we have, I grated some garlic, some ginger, honey, soy sauce, and some soy sauce and some honey. So honey, soy sauce, garlic, ginger, honey, soy sauce, garlic, ginger, and that's it. Just letting it for a couple of minutes. Not much. I don't want it to get extra strong. So that's it, just simple. Just to give some character to the actual salmon. That's all. Sugar nuts with lemon. I think when I'm gonna start cooking these ones here, I'm blanching them. So I give another minute and a half, and then I'm just gonna put inside these. So I don't really care the way it looks tonight. We're just cooking dinner in company. It's gonna be an hour and a half stream, not much. It's late at night here. Just so I can come over here and show my presence a bit more often, because I've been giving up a lot, been looking, and I've been having a few people telling me that it looks like I'm giving up on it. And it's not like I'm giving up. I got so much on my mind at the moment. And streaming is not easy. And I'm not talking about going to do the shopping and planning, because that takes 5 minutes, literally. You go in the supermarket, you see what's around you, and that's how you start building up your menus and stuff. What I mean is, it's not easy to stream, because before I stream, I need to set everything. After I set everything, menus, and type here, type that, adjust this, adjust that, start the camera outside, you know, it's just too much. And then you have to stand it up, follow the chat in two different languages, sometimes three when it comes Spanish people. It's just a bit hard, that's all. Rusty, it was you that gifted the sub to Janus. Thank you so much. I just seen it. Sorry. So guys, this is Melbourne right now. You won't see the big Torre Eiffel because it's too late. After 1 o'clock, they switch it off. And today was blue. So that's my view outside. That's what you see if you go outside my house right now. On the balcony. That's it. Face. Okay. Sorry, Rusty, I just seen it. My bad, Rusty. Thank you so much, brother. Okay. Ottimo, ottimo, sono contento. What's the matter? Ho anche Londra, stavo pensando di andare, ma Londra adesso con tutte queste nuove leggi per la, come cazzo si chiama, quella cosa, Brexit e cose varie, stanno scassando un po' i coglioni, a dirti la verità. Guardati la palla, vedi un po', io sono ignorante in questo momento. Don't apologize, don't worry brother, thank you so much Rusty. Azzi, che vista lo chef, sì, infatti è bello qua fuori, raga. Ok, so I missed a few messages. Ma com'è la situazione, chef? Troviamo lavoro ancora in pausa? No, ho spiegato, ho risposto. Menu. Salmon, I love salmon. High speed, I love salmon too. Especially when it's not fully cooked and it's like a sort of a medium rare core. And I love it because that is super moist. Rieccovi, sono tornato. Oscuriti, ben tornato, grazie. Sweet and salty flavors are always go well together. Indeed. And I agree on that, I love that too. Mori ha una persona che ha 35 anni, poca esperienza nella ristorazione, lievi conoscenza dell'inglese. Consiglieresti di in Australia? Aspetta che chiudo la finestra. Sorry, scusate per lo starnuto. Salvatore ha 35 anni, non ti fanno entrare in Australia con i visti da studente, scusa, con i visti da working holiday visa, non ti permettono proprio di entrare.
L'unico modo è venire con lo student visa, lo studente da, cioè la visa da studente, però c'ha tante restrizioni, puoi lavorare solo 20 ore a settimana pagate sui book, è difficile trovare lavori che ti pagano cash. E con quello che guadagni, anche se prendi $30 loro per 20 ore, sono $600, ti paghi la casa e il mangiare, ma poi non ti puoi divertire e non niente. A meno che non c'hai 50-60 mila dollari da parte, vieni qua e stai a posto per un anno, capito? Hi Kenny Roberts, welcome back, welcome back, welcome back. Hi Miriana, ciao. What did he say about streaming? That is not easy streaming, Hayat. Streaming, it's not easy. It has a lot of commitment behind it. You're gonna... It's a big commitment. You got to do lots of hours, stick behind it, follow the chat, carry on the social media, get the words out there, a lot of planning behind it, hours standing up, talking in different languages, in my case, follow up with the chat, try not to upset nobody, try to be behind everyone. It's hard. It is hard. So, just so you know. Southern Lays, ciao! Come stai? Hello, chef. I hope you're doing well. I'm doing very well. I'm just taking a few weeks off from work. I left work. And then I will start looking for a new job. But, yeah, I'm just enjoying these short times while I'm cooking from home. That's it. Simple. Southern Lays! Dottore, va bene, grazie, amore. Poi, Salvatore, se vuoi... aggiungiti a Discord se ce l'hai, o se non c'hai, o se c'è ancora WhatsApp, o scrivimi su Messenger, sulle altre piattaforme, vuoi approfondire la cosa, non mi costa niente perdere un'ora con un amico di data, non c'è problema, capito? Chef, tu che vivi lì da tanto, il settore dei gioielli, come tira? Leofano qui va, ci tengono, ma vanno per i grandi marchi. È comunque il mercato prevalente, cioè, nel senso, la domanda prevalente viene dai signori indiani, da quel lato dell'Asia, che loro sono molto attaccati a loro. E qui è difficile trovare il 18 carati, capito? L'oro non è mai 18 carati, è sempre di meno, 14, 12, 11, capito? Non è 18 sì, carati, una cosa del genere. Kekken, live again, my man. Woo! Yes, because as I said, there are more people Italian at night time and more Americans during the morning. So what I'm trying to do is in the morning I do more traditional Italian food. So those people on the other side of the world, they know, because Italian people, they already know, they eat every day. And at this time I do more, not fancy, just like a bit more not so traditional. That's all I do. Si panzi, in Australia sono famosi gli opali. Parecchio, vanno pazzi. Ti ho già aggiunto ovunque. Sì, Totore, ma nel senso scrivimi, nel senso... Chi? Paimono, ciao bel. Paimon, benvenuto. Gioielli con opali sono famosi, vanno forte e costano. Appunto, qua ci vanno comunque. Come stai? Tutto a posto, Paimon? Non mi posso lamentare. Non mi posso lamentare, anche se mi lamento non cambia un cazzo, quindi... Che senso ha, direi. Di solito parto alle 10-11 del mattino, che sarebbe mezzanotte l'una italiane. Nugget. Di notte. Okay guys, the potato are cooked and I'm gonna make sort of a smash. I'm not gonna bother too much with it. So I'm gonna add some salt and pepper. I'm gonna drain all the water first, then add some salt, pepper, fine pepper. I do like pepper in my mash. Okay, so verissimo, Paimono.
Sì, capito, spesso sono sveglio, quindi se ti becco, ottimo. Sì, tanto qua sto, raga. La notifica arriva. Poi non sono manco un tipo che si mette lì, inizia a fare le notifiche su Instagram e cose varie. Me lo fotto proprio, voglio... Vi ripeto, è un hobby. È un hobby che porto avanti. Azz, oggi usi la padella d'alluminio per il chef. Sì, perché voglio fare le carote. E ora ti faccio vedere, capito? Parto prima con il salmone qua, piano piano, e poi parto con le carote. Non vado a distruggerle troppo. Aggiungo un poco di burro, un poco di panna, little bit of cream. Un po' di burro, burro, dove cazzo l'ho messo? Eccolo qua, un po' di burro. So, I'm gonna add a little bit of butter inside the pot with the mash, so it can get a bit more creaminess and stay. That's it, just a little knob of butter. And then I'm gonna add a little bit of black pepper, just a touch. And then I'm gonna mix it through and keep it not so, I don't want it to be very smooth. I want like sort of a smash and keep the coffee. What kind of cream was that? 48%? Full fat, brother. Full fat and is double cream, cooking double cream. The percentage, I have no idea. I should read on it. So all I'm gonna do, I'm gonna keep this like this and just keep it for one person here. Here we got the salmon, the pot is getting hot. So skin down. Let's put a little bit of oil. A little bit of salt. Skin down. Let's slow down. We want the skin to become crispy and not to burn. That's it. Double cream, perfect, yes. Come procede? Ok. Come stai? Ma è ora che fai lo stream degli americani? Sono gli altri, ok, ho visto, sì, capito. Oggi si usa la padella d'alluminio, chef. Sì, Nugget. How are you doing today, chef? I'm not bad, Kate. I'm chilled, I'm okay. I'm not working, so I don't have anything to worry about. So I'm quite cool, I'm okay. Thank you for asking. Chef, vuoi spiegare la differenza fra bollire e sobbollire? Che significa, Sir Panza? Qual è la differenza fra bollire e sobbollire? Me ne spieghi cosa vuoi dire in italiano? I'll mash your potato for you, chef. Anytime, Aspi. You can mash me too. Anytime. Smash, whatever. Vabbè, io amo la cucina, quindi sono qui per imparare più trucchi possibili. Con la tecnica me la cavo bene, mi manca la fantasia. La fantasia arriva quando porti la conoscenza. Quando inizierai a avere tanta conoscenza di tanti ingredienti, allora lì che la fantasia inizia ad entrare dentro e a farti creare quello che devi creare, capito? Leoforo, allora devi valutare molto bene prima di investire. Cosa ha detto Leone? Sirpanza, sono un gemmologo. Proprio per questo chiedevo, ma devo essere... Sinceramente non ti posso aiutare perché i gioielli non sono una cosa che mi piacciono. Questo anello me l'ha regalato mamma. Quindi è l'unica cosa che porto, è solo perché me l'ha data mamma. Let me open the door a little bit because it's gonna get smoky in here. Ba-da-ba-ba-da-ba. Okay. In Denmark, double cream is 50% fat. I don't know about other countries. I will check after and I'll let you know. Southern Lance, thank you for the lurk. Have a good day. Fart, lurk. Kim, find. Kimmy is off to find some food that they can eat. Okay, that's another lurk. Perfect. I made a smoked salmon omelette for home for breakfast today. I love smoked salmon. I love smoked salmon. Smoked salmon is the reason of life for me.
I love smoked salmon. I love it. I love smoked salmon. I love smoked salmon. Ok, io ho ordinato pezzi, chef. Tra un po' provo a settare quella roba che mi hai spiegato oggi. Va bene, DJ Lupo, prova. Yes, coffee. That's all I have at home. I don't have the 3333 thing. I don't have it. I should buy it, but I don't really use much pepper unless it's a certain food. But anyway, I'm sorry to disappoint you, sir. My apologies. My apologies. That's what I have at home. Well, it's a completely different flavor when you crack at the moment. You get more aroma out of it. You still get the same sort of spiciness on your tongue and stuff, but the aroma, when you cook it at the moment, it's that what makes the difference. That will make the difference. That is what makes the difference. Anyway, let's start. Wait, who's farting? Kuragashi, ciao! Hack the Oblivion. Meglio induzione fornelli a gas? Io preferisco a gas, hanno più potenza, anche se gli ultimi tipi di induzione sono abbastanza potenti. Same aroma, salt, pepper on everything. Always do pre-grounded. Rusty, salt, pepper, no everywhere. Not for me. Vedete questo? Questa è tutta... come cazzo si chiama? È tutta la salsa di soia e la... come si chiama? Il miele. You see the black rindle over the fish? It's all the sugars from the honey that is burning, sugary. I think it's a bit overcooked, like not cooked the fish. I mean, it's overburned, but I don't really care because I, as you can see, I like things that burns as my stuff. It's not an excuse. It's the way I prefer. That's a little bit too much. Should be like this, but because of the sugars, look what happened. So let's wait a little bit more and I can start these and then we start plating. So the oven is starting. Nice and moist though. Okay.
ci abbiamo la padella. The fat commands need more fats. What do you mean more fats? Like more different types, because I have them on here. I can change them. I don't really put much pepper on things. I'm just saying that it's the trend here. Oh, okay. Again, that is, again, it's totally on your own taste. Depends on what you want to do. Rusty, thank you for the host. Paimono, che hai detto? Farta, se fare scorreggio. Ah, ok. Yeah, you need a variety. Variety. Ok, Kenny Robbins, I'll see what I can do. Sopra lo lasci poco cotto il salmone? No, gli do una botta nel forno in questo momento. A fine, appena sveglia bel sapore caramellizzato dal miele e cose varie, io lo butto dentro, capito? Perché il fuoco è a fuoco lento, lo vedi? È a fuoco lentissimo, vedi? È a fuoco lentissimo, quindi sta solo cuocendo piano piano nei lati. Sembra bruciato, ma non è bruciato. Sì, è bruciato perché comunque c'è il miele che con una padella antiaderente ti va a caramellizzare velocemente. Bollman, ciao! So, così quando legge la chat gli facciamo una bella pereta. Che è successo, Corasci? Dovete scorreggiare in faccia, bravi! Se scorregge qua, what's happening? Pippo Lanza, Pippo, guys, Pippo Zava, right? This is funny. It's there watching, doesn't type, he only do one fart per stream, like yesterday. It's funny. Ciao Sas, welcome in, brother. That's funny. Chissà i vicini cosa pensano. E non lo so, non glielo chiedo comunque. Non glielo vado a chiedere. Thank you.
don't really care about plating tonight, guys. That's my quick dinner, guys. Simple. Ok, Sas, hey Alex Yumi, quella è una padella da 150 euro, più o meno, 100, no euro, parliamo di dollari, quella era, mi è costata 100, 112 dollari ragazzi, non lo so quanto sono in euro. Pack it. Guys, I need a lemon. Do we have a lemon in this house? Do we have a lemon in this house? Ta-da-da-da-da-da. We got mini lemons.
That's it. What happened? Miruska, thank you for the follow. Simple. Thank you for the raid, guys. Miso! Brother, you hiding me. Sorry, Miso. I didn't see you raiding me, Miso. Thank you so much, brother. Sorry, Mido. Sorry. Thank you so much for your raid, brother. I know you don't speak much of English, but thank you so much, brother. Thank you so much. Yokopek! Miso Ham is here, lul. Thank you for the sub, brother. Look, the message is here. Miso Ham is here. Thank you for your sub. Thank you so much, guys. Thank you, Miso. Thank you so much for the raid. You came on just on time. Thank you so much, brother. Thank you. Thank you. You just came on time, guys. Can we get a shout out for Miso, please? Miso is a Slovakian fisherman. And he's a gamer as well. And I love it. Jokope, I missed you. So printer, yes. So bit is everything. It's clever, isn't it? And also, Jokope, I see where you go fishing, right? Somebody translate for him, please. Boro, ciao. Somebody translate for him. So I see you where you fish, but I show you where I live. Look. 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 Now, this is Melbourne right now. This is my outside view. How beautiful is that? Chef, dopo potresti fare un raid al mio amico che si chiama The Claude. Checco, non lo so, Checco. Io lo vado a seguire, me lo studio e poi gli vado a fare il raid. Non posso fare il raid a tutti quanti così perché ho avuto brutte esperienze. Non è che non mi fido di te, Francesco, per l'amor di Dio. Ma ho fatto figure di merda in passato. Capito? Non è per cattiveria. Nice view, Miruska, very nice, yeah. Capito? Puoi anche assicurarmi che è una persona bravissima, io ti credo, eh. So guys, we made a salmon today. We made salmon, mashed potato, some carrots and soy sauce, and this is caramelization due to the honey. But if I open the fish in the middle, it is not burnt. And it's moist. Just so you know. So, how are you, Miso? Pork tasty. Tasty. It will be nasty. Nice. Get in my belly. I wish. I wish you can come in my belly. Can we go hunt sharks? I want to try. My friend, here is full. If you have my private Instagram, you will see that I caught a few Port Jacksons and a few lemon sharks from here, like on the whatever it's called, where you walk on the sea, you know, jetty, from the jetty. So nice, you're welcome. That way, ciao. Oh, that's another guy who follow me, so. Thank you so much, guys. Thank you so much for the raid. I appreciate you. I miss the raid and a lot of messages. Raid. So, Miso ha fatto un quadro. In più o meno. Miso, thank you so much, guys. I appreciate you. 72 euro allora. Più o meno, sì. Una padella del genere. No, chef, sono arrivato tardi, vedo. Vabbè, Notalin. Non fa niente. Che padella è quella? È completamente di alluminio. È completamente in alluminio. Non pesa un cazzo, non ti ammazza il coso. E si lava in 2 secondi. Non rimane segni, non rimane niente. E siccome è di alluminio, si riscalda subito. Ci mette pochissimo tempo a riscaldarsi. Vai, mon, fai un alert. Così a fine presentazione lo mettiamo. Ah, così quelli che stanno distratti lo sentono. Miso, thank you so much, brother. I do appreciate you. Thank you so much. Thank you. Quella padella è buona per tutto.
per le paste, per le salse, ma se vuoi una padella antiaderente, comprati un antiaderente. Se sei alle prime armi e non conosci le temperature, perché una padella del genere, se gli metti cibo freddo dentro e vuoi portarla, ti attacca tutto. Devi conoscere la sua temperatura, capito? Devi conoscere, devi avere un po' di esperienza con le padelle di alluminio. Quello che ti posso consigliare, inizia con quelle di ferro, cast iron, quelle non ti sbagli mai, capito? Thank you for the farts. Comunque, ragazzi, where shall we go? Miso, any suggestion for a raid? Where shall we go? It's already late, it's 2 o'clock here, guys. 2 o'clock. It's already late, it's 2 o'clock here, guys. 2 o'clock. I'll take you to one guy that is a good touch. I'll take you to one guy that is a good... He does a lot of streaming, fixing and stuff. Or shall we go to Irish Gate? Shall we go to Irish Gate? Shall we go to Ego? Shall we go to Azo? Where shall we go? Where shall we go? Okay, thank you for the fart. You choose. Guys, it's just an opinion. Shall we go to Irish Gate? I don't know, you tell me. There's lots of Italians, a lot of Slovakian people now. There's a mixed languages inside now. You're welcome. Thank you so much. Irish Gate. Okay, let's go Irish Gate. Guys, I'm gonna go. It's 2 o'clock in the morning here in Melbourne. So I'm going to eat, clean and sleep. Tomorrow morning I have another stream. But thank you so much, guys. Thank you so much. We're going to Irish Gate, which is a lovely Irish lady that cooks from home. And she's a very cute, cute girl. Please go there and let's make a lot of happy emotes. There is plenty of mine. Raid. So ragazzi, grazie mille, ci vediamo domani mattina. Cerco di streamare, domani dovrebbe essere pasta e patata se riesco a svegliarmi presto. Se no, ci vediamo la sera. Grazie mille a tutti voi. Thank you so much everyone, guys. Grazie mille, ragazzi. Ciao e buon appetito, chef. Arrivederci. Shakira, good morning. You just... Shakira, sorry. Scary, scary. You just came at the end while I'm riding for... let's go and visit Irish Gate. Thank you so much, guys. Rusty and all. I love you all. Ciao, guys. Ciao. Irish supplier mushroom